just come along. My lonely days are over. Siamo con Cristina. Cristina, ti occupi della rubrica La Cucina di Babette. Innanzitutto, parlaci un po' di te e perché hai scelto questo nome per la rubrica sulla cucina di Enete News. I motivi sono diversi. Intanto non sono ovviamente toscana, come si sentirà dal dialetto. Il motivo di questa rubrica è la passione che mi porto da quando ero piccola. Il nome Babette deriva ovviamente da un film noto, tratto da un libro altrettanto noto, che parla di una cuoca francese rivoluzionaria che scappa dalla Francia e si rifugia in un paesino della Norvegia, dove appunto trova alloggio in una casa di due sorelle e qui appunto fa la cuoca. In seguito alla notizia di una grandiosa vincita, invece di ritornare nel proprio paese, decide di fare una fastosissima cena, invita i pochi abitanti di questo paesino. Il motivo per cui ho questa grandissima passione della cucina ha origine appunto nella mia infanzia. Sono cresciuta con tre persone importanti in casa, i miei genitori e mio nonno, da cui ho ereditato tre doti importanti. Da mio padre lo studio, perché è un dentista, e infatti mi sono laureata. Dopodiché da mio nonno ho ereditato l'arte e da mia madre appunto la passione per la cucina. Ho unito queste due doti, l'arte e la cucina, in quella che adesso è la mia, diciamo, passione principale. Senti, sei a Piancastagnaio, passo sulla Mialta, e senza entrare nel particolare, però svolge anche un'attività personalmente, no? È un'azienda agricola, quindi il passaggio, quasi il passaggio tra l'agricoltura, l'azienda e anche il piatto. Hai parlato di passione, ma anche un po' di rivoluzione, c'è qualcosa del tuo carattere in tutto questo? Eh sì, sicuramente, è la base del mio carattere. Quindi come negli anni Ottanta c'era la fastosità da dimostrare la ricchezza di quegli anni, anche nelle preparazioni, che erano sempre a base di materie prime molto importanti, oggi per motivi economici si ritorna a utilizzare quelle che erano le materie prime fondamentali, quelle che erano dei nostri, non tanto genitori appunto, ma dei nostri nonni, quindi con una cucina improntata più sulla qualità delle materie che si utilizzano che sulla presentazione fastosa. La scelta delle ricette è una scelta istintiva, in realtà mi baso più su quello che il mercato mi offre, quindi sulle materie prime che riesco a reperire, la freschezza delle materie prime anche che poi mi porteranno a presentare il piatto in un certo modo. L'innovazione non è tanto appunto nella preparazione del piatto, ma nella scelta di cotture equilibrate, e anche perché la cucina ha un fondamento salutistico importantissimo, soprattutto oggi, insomma, e quindi è questo l'equilibrio che si crea. La salute, che è diciamo la spinta rivoluzionaria nella cucina, perché c'è stata sempre poca attenzione sotto questo punto di vista. E la scelta delle materie prime. Qui si creano i piatti che poi ogni settimana vengono pubblicati. Quindi è una scelta istintiva da un lato e una ricerca di materie prime fresche, importanti. Questo viene fuori anche un po' dai commenti delle tue lettrici, ma anche lettori, ho visto, perché comunque sia dai sempre uno sguardo alla zona dove abiti e dove lavori. Quindi diciamo che anche questo è un altro punto di equilibrio nella cucina. Sì. E la semplicità nelle preparazioni, perché è una cucina che deve essere alla portata di tutti. La differenza la fa l'amore che uno mette nella preparazione dei piatti, perché l'amore e l'arte sono alla base della cucina. L'arte perché la cucina è cultura e ovviamente l'innovazione c'è appunto, come abbiamo detto, nelle varie preparazioni e nelle presentazioni. Se a volte prediligo riproporre una polenta piuttosto che un risotto raffinato, è sempre perché il prodotto deve essere facilmente reperibile non solo da me, ma da chi vuole riprodurre la ricetta nei tempi brevi. La stagionalità è fondamentale, non possiamo pensare di preparare in pieno inverno una crostata di fragole o comunque un piatto che non rispecchia la stagione in cui viene preparato.
e ultimamente abbiamo introdotto un elemento in più nel presentare la scelta, che poi presenteremo anche alla dottoressa Beatrice Giglioni, la nutrizionista, che proprio fa un intervento sulla tua ricetta. Quindi pian pianino sta cercando anche nel presentare la ricetta un valore aggiunto, non solo il prodotto, ma cosa apporta al nostro fisico quel prodotto. Beh, è importante nutrirsi in coscienza, quindi questa collaborazione è stata cercata e sono stata molto contenta che lei abbia accettato di collaborare con me, perché è una persona professionale che conosco anche nella vita privata e quindi c'è un'ottima collaborazione, perché rimane comunque un rapporto alla base di scambio reciproco importante. Bene, senti, siamo arrivati un po' alla conclusione della nostra breve chiacchierata. Studio, arte, cucina, condite da passione e quel pizzico di rivoluzione di cui parlavi. Cos'è per te nella vita anche quotidiana la cucina? Che importanza ha anche nei rapporti familiari e con la società? Beh, la cucina, come dicevo prima, è amore. Per me soprattutto è amore, amore per le persone che parteciperanno, perché poi la cucina è convivialità, sia dal momento in cui si prepara, che come potete vedere la mia cucina è stata concepita proprio per accogliere, non solo nella degustazione ma anche nella preparazione, e quindi parte qui la convivialità anche nella preparazione, e poi nel momento in cui partecipano gli ospiti ai pranzi o alle cene che propongo. Quindi fondamentalmente la cucina è amore, è passione, e penso che poi sia così per chi si avvicina alla cucina e la trasforma in una grandissima passione. E sicuramente sarà così anche per le nostre amiche, i nostri amici lettori e lettrici della rubrica La cucina di Babette. Sono Mese Nuzzi, usciamo tutti i venerdì, giusto? Cristina, sì. Tutte le mattine alle 7 sarà pronta la vostra ricetta. Ti ringrazio molto, Cristina. Grazie a te. At last, my love has come along. My lonely days are over.